che è composto da 12 associazioni di terzo settore, tra cui noi dell'Auser, l'ARCI, le ACLI e alcune cooperative, eccetera. E quel tavolo dovrebbe arrivare non a un regolamento fatto da articolo 1, articolo 2, eccetera, ma comunque da un testo che nasce dal tentativo di condivisione che abbiamo fatto in queste 7 riunioni. Io in questo momento sospenderei il giudizio, non tanto perché sia negativo o positivo o interlocutorio, ma semplicemente perché il percorso poi prevede il passaggio in consiglio comunale. Ed ecco l'importanza di aver parlato nella ricerca, e lo diremo oggi pomeriggio, del ruolo politico di terzo settore, perché si tratterà anche di mettersi al tavolo con i consiglieri comunali che hanno tutto il diritto di emendare, di discutere, di fare, per fare in modo che anche lì ci sia un rapporto collaborativo e che certi discorsi che abbiamo fatto oggi vengano condivisi e resi fruibili anche a quel livello. Bene, allora noi procediamo in questo modo. Intanto è giusto dare la parola a Luigi Cozzani, che è presidente del CSV di Como Varese. Dopodiché Mauro Porcelli ha chiesto la parola, presidente dell'Auser di Lomazzo. Vediamo chi altri volesse intervenire nel pomeriggio, anche se pur ragionando di altri argomenti può benissimo intervenire al riguardo, perché dovremmo tentare di concludere possibilmente entro le 12, massimo 12 e mezza la mattinata, per dare alla nostra presidente nazionale, nella Brambilla, vicepresidente nazionale della Brambilla, per darci un contributo conclusivo di questa prima parte della nostra riunione. Luigi, prego. Grazie. Grazie. Io ringrazio Massimo, che è membro del direttivo, anzi della presidenza del CSV Subra, perché dà un contributo davvero importante, davvero importante, a nome suo e a nome dell'associazione. Ho apprezzato per quel che ho sentito e mi riprometto, Michele, non se vedo ma cattivo, no? La ricerca, perché entra nel dettaglio, insomma, della situazione del terzo settore comascolo. Mi premeva intervenire per dire anche, con qualche accento diverso, no? Ragionare sui temi molto rapidamente, con qualche accento diverso. Io lo dirò dicendo quali sono. Il CSD ha un po' il compito di accompagnare il volontariato dovunque si manifesti, in tutte le sue dovunque si manifesti, il volontariato in questo tempo, il tempo che sta cambiando, no? Cambia. Allora, noi leggiamo, abbiamo anche ieri sera, abbiamo fatto la riunione. Sono questi tre temi, problemi intorno a cui ragioniamo, a partire, ed è qui poi però mi sembra la cosa che volevo condividere, a partire da un giudizio sulla riforma, di cui poi vi dico anche, come dire, sappiamo anche bene i problemi, però a partire da questo elemento, che la riforma del terzo settore ha riconosciuto, chiesto, e chiesto al volontariato quello che veniva chiamato il ruolo politico, cioè una soggettività di non essere, la dico in maniera un po' brutale, di non essere, noi diciamo in Brianza, i bravi bagai, no? I tappabucchi, no? quelli che non costano niente. Questo mi sembra un elemento importante, riconosciuto, Massimo ce l'aveva ricordato, dalla sentenza 131 della Corte Costituzionale, che mi sembra il cuore di questo problema e sulla quale poi tornerò.
Allora, quando dico del come leggiamo la situazione, leggiamo queste tre cose, le dico molto rapidamente. La prima, sul discorso, noi abbiamo, come CSV, abbiamo lavorato molto sul discorso del percorso della riforma e delle fatiche non concluse, compresa questo discorso dell'iscrizione al RUMS, no? E qui vediamo, ma lo dico questo per condividere, vediamo che sono molto poche le associazioni che sono riuscite, che hanno deciso di entrare. La cosa che il problema che per noi si pone è invece di quel reticolo di associazioni che nei paesi, voi le conoscete tutti, no? Che nei paesi sono presenti, che non possono o non hanno deciso di entrare nel RUS, ma che sono un elemento importante del tessuto delle comunità. Noi vorremmo farci carico di questa, che non scompaiano nel nulla. E ci sono delle esperienze. Una delle cose che vi segnalo, c'è un comune vicino, è un qualcosa che mi verrà in mente, dove un assessore intelligente, per qualche ragione, ha riconosciuto, ne parlerò, io cercherò se c'è qui il sindaco, non c'è il sindaco di Oggiate, ma con lui che volevamo parlare, che ha evidenziato proprio il valore di tutte queste, evidenziato e messo in un linguaggio possibile anche per l'amministrazione locale. Carondo Pertusella. Bravo. Carondo Pertusella. Allora, prima cosa, questo discorso della soggettività, no? E delle piccole associazioni. Il secondo punto sul quale vorremmo lavorare, su questo ritmo, il contributo, è il discorso dei giovani, no? Noi abbiamo verificato dobbiamo prendere atto che non è vero che i giovani non vogliono fare volontariato, lo fanno in un'altra maniera, lo fanno e se si pensa di metterlo nel bagagliaio funziona meglio, no? La terza cosa su cui vogliamo lavorare è proprio questo discorso del rapporto con le pubbliche amministrazioni, con le pubbliche, non solo le amministrazioni locali. Faccio un altro esempio, quello delle amministrazioni sanitarie, Casa della Salute, no? Che stanno andando in quella maniera lì e che per un dirigente di questa comunità che dice: guardate, i responsabili del ASST locali, no? Che sono dei medici con formazione sanitaria, che non hanno la più pallida idea di che cosa sia il sociale, né sindaci né tantomeno associazioni, che hanno il problema di un'ora di infermiere, un'ora di cose che tira di qua, siete degli sconosciuti, no, a riguardo. E però su questo io dico, almeno quello su cui, il modo con cui noi ragioniamo è questo, che i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, facciamo così, io la dico in questa maniera, hanno un percorso da fare nel riconoscimento di quella soggettività di cui parlavo. Hanno un percorso da fare, però dobbiamo dirci che anche noi, come soggetti del terzo settore, che è vero che siamo presi fino a qua ognuno a fare la sua cosa, che i volontari anche dell'Auser dice: io voglio 2 ore per guidare la macchina, ma non domandatemi altro. Però anche noi abbiamo un percorso da fare nell'assumere, nel capire e nel prendere atto che abbiamo questa soggettività da mettere in campo, che non vuol dire, ovviamente, e soggettività vuol dire collaborare quando ci sono le cose che vanno bene, ma dire quando ci sono le cose che non vanno male. Non voglio dire, soggettività non vuol dire che andiamo sempre d'accordo, no? Però questo, io penso che ci sia questo doppio percorso dei dirigenti e responsabili delle pubbliche amministrazioni, ma anche il nostro, ed è una crescita, credo, che richiederà il lavoro. Grazie.